Io sono Bruno Di Marino e sto conducendo qui un master, diciamo, sulla storia del cinema, più esattamente sull'immagine in movimento. Io mi sono occupato fin dalla fine degli anni Ottanta di sperimentazione audiovisiva e mi occupo in generale di, diciamo, delle varie forme dell'immagine in movimento e anche della non fiction. Quindi ovviamente dal cinema alla videoarte, al video musicale, alla sperimentazione più in generale. E quindi credo che appunto oggi con il passaggio dall'analogico al digitale, con le nuove tecnologie, con il computer che diciamo rimedia tutti quanti le altre forme espressive che noi abbiamo conosciuto finora, sia indispensabile quindi parlare non più di cinema ma di immagine in movimento. Siamo partiti insieme agli studenti, ai partecipanti al master, dalla cronofotografia, quindi diciamo del XIX secolo, e arriveremo fino alle ultimissime tendenze dell'immagine in movimento, sia in una prospettiva diacronica, cioè seguendo comunque un ordine cronologico, cercando di contestualizzare storicamente le opere e gli autori, sia attraverso una prospettiva sincronica invece, cioè approfondendo alcuni argomenti, andando diciamo per associazioni, affrontando alcune tematiche, ragionando anche sull'evoluzione del dispositivo e della tecnologia legata all'immagine in movimento. Per cui, diciamo, con questa combinazione di due prospettive, la diacronica e la sincronica, anche attraverso dei voli pindarici, in fondo, e anche delle divagazioni, io sto cercando di impostare il master in modo un po' più dinamico, anche se frammentario, però più denso di stimoli, in modo da produrre anche diciamo, nei partecipanti una serie di idee, di diciamo, considerazioni. Insomma, diciamo che stiamo cercando di costruire insieme questo master per far sì che non sia il solito, diciamo, corso di una storia del cinema normale, ma che abbia possiamo dire, un'impostazione più ipertestuale, ipermediale della storia delle immagini in movimento.